Diciamo che noi, ecco, da quando è partita questa emergenza, abbiamo riscoperto e abbiamo assodato con, diciamo, con assoluta certezza l'essenzialità del servizio bancario e perciò dei dipendenti di banca, essenziali per il paese e per l'economia delle famiglie e delle imprese. Sì. Ora chiaramente ci dobbiamo affrontare anche il tema della ricaduta di questa emergenza sanitaria ed economica sui processi produttivi all'interno di questo settore, del nostro settore. Le regole nuove che stiamo vivendo, i ripetuti dei decreti nazionali, regionali, hanno chiaramente modificato la modalità di interfacciarsi tra le aziende bancarie e la clientela. Perciò il contesto è diventato sicuramente difficile e confuso. Ma soprattutto perché inedito a quella che era la quotidianità della vita. Esattamente. A fronte di questo contesto, chiaramente c'è stata una chiamata alle armi non indifferente da parte di tutte le colleghe e colleghi bancari che hanno fatto squadra, facendo un lavoro davvero encomiabile di supporto e assistenza a tutta la clientela che era chiaramente lontana dall'utilizzo dei canali telematici, perché siamo chiaramente in ritardo su questa tematica. E sempre grazie a questa loro professionalità siamo riusciti a mantenere elevati livelli di produttività. Sì. In alcune situazioni dove le aziende di credito ancora non erano pronte, questo vuoto è stato colmato chiaramente da l'intraprendenza dei colleghi stessi che si sono fatti parte attiva per supportare la clientela. Sì. Inoltre l'accesso nei locali aziendali è stato regolamentato anche in una maniera molto puntuale grazie anche all'intervento dei sindacati in questo tema qui. Sì. Consideri pure un discorso che è molto importante: il panorama bancario in generale è chiaramente molto variegato, perché le aziende non è, ecco, una struttura unica, monolitica. Le aziende che compongono il panorama sono circa 170 aziende diverse, sia per tipologia che per investimenti e infrastrutture. No, alcune aziende avevano già fatto degli investimenti importanti sull'informatizzazione, sulla parte dei cosiddetti bancomat evoluti, sì, gli ATM evoluti. Altre aziende erano ancora indietro, perciò questi gap, che sono stati, diciamo, importanti, sono potuti colmare, come dicevo, solo esclusivamente grazie all'intervento delle colleghe e dei colleghi che lavorano quotidianamente in banca. Cioè, diciamo che, se vogliamo essere sintetici, un rallentamento nei processi produttivi, benché ci fossero tutte le premesse perché ci potesse essere, non c'è stato in maniera assoluta, ma solo grazie all'attività del personale delle agenzie. Questa è la sostanza. Bene, bene. Il governo ha predisposto degli incentivi a favore degli imprenditori, sì, se ne sta parlando tantissimo. L'erogazione di queste somme avverrà attraverso un processo che proprio le banche dovranno svolgere. Alla data odierna, il mondo bancario è pronto a tali adempimenti oppure si sta ancora organizzando la procedura per rendere possibile questa erogazione? Allora, diciamo che il governo, come diceva lei, è intervenuto nel settore dell'imprenditoria con il famoso decreto liquidità, sì, che ha previsto diverse forme di finanziamento, diciamo, indirizzate a diverse tipologie di imprenditoria. Perciò partiamo da finanziamenti che arrivano fino a 25.000 euro completamente garantiti dal fondo di garanzia delle piccole e medie imprese, fino ad arrivare a finanziamenti che vanno da 25 a 800.000 euro, da 800.000 euro fino a 5 milioni di euro, con garanzia della Confidi e della SACE e con garanzie proporzionali dal 70 fino al 90%. Diciamo che quel tema caldo del momento è quello del finanziamento fino a 25.000 euro completamente garantito, è quello che ha occupato le pagine di giornale, perché tra l'altro è quello più immediatamente fruibile per i piccoli e medi imprenditori che in questo momento si trovano in difficoltà. È giusto precisare che il finanziamento ha è relativo, dovrà rispettare la quota massima del 25% dell'ammontare della voce ricavi, che risulterà o dall'ultimo bilancio depositato nel caso di una società, per esempio, o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda, perché in questo caso la dichiarazione presentata nel 2019 è relativa all'anno di imposta 2018, sì, cioè il 25% di quella voce. La ratio, diciamo, della legge, che è quello di dare un prestito fino a un massimo di 25.000 euro senza valutazione del merito creditizio.
Sì. Perciò data automaticamente, gratuitamente, salva solo verifica formale dei requisiti per attendere, senza neanche attendere l'esito dell'istruttoria da parte del fondo di garanzia, con una durata massima di 72 mesi, perciò 6 anni, sì. E un periodo di, diciamo, di preammortamento, perciò dove verrà pagata solamente la quota interessi, di 24 mesi.